Venendo a Cutrofiano non si può non parlare delle famose ceramiche e noi stiamo per conoscere una famiglia che è una colonna portante, storica di questa tradizione, la famiglia Colì. Ci sta aspettando Giuseppe, tra l'altro campione mondiale in carica di lavorazione del tornio, per raccontarci questa bella, bellissima storia. Andiamo a disturbarlo perché so che sta lavorando in questo momento. Andiamo! Mentre andiamo a cercare Giuseppe, vi devo raccontare che questa storia, pensate, inizia nel 1650, quando nel catasto onciario dell'epoca, pensate, è citato Pascale Colì come codimaro, ossia colui che lavorava come artigiano i vasi di Creta. Ecco, sto vedendo il maestro all'opera, allora andiamo a disturbarlo proprio in questo momento, mentre è intento a creare una delle sue tante opere d'arte, diciamolo. Buongiorno Giuseppe, buongiorno. Non voglio avere questa tua opera sulla coscienza, quindi non ti distrarre troppo. Che cosa stai facendo? Sto realizzando una brocca tipica salentina, l'orzuolo. Quanto tempo più o meno si impiega poi a realizzare un prodotto del genere? Dipende, diciamo, anche dalla velocità del torniante, circa un 3 minuti, 4, e anche dalla dimensione del pezzo da realizzare. Io mi sono molto incuriosita sulla vostra storia, so che la tua prima ozza, così come si dice in salentino, l'hai creata ed è gigantesca, tra l'altro, quando avevi 20 anni. Sì, sono emozioni, dei ricordi che da piccolo ti fanno crescere e sono dei ricordi, come dicevo prima, indimenticabili, anche perché fare un oggetto così grande a 20 anni ci vuole davvero impegno, sacrificio e passione. Senti, questa azienda nasce con una scommessa tra tuo papà e suo fratello, giusto? Sì. E poi va avanti, diciamo, con... Va avanti, anche loro con tanto sacrificio sono riusciti a realizzare non più una bottega, ma un'azienda abbastanza importante anche a livello internazionale. Noi figli stiamo cercando di portarla ancora più in alto come prodotto e quindi è un orgoglio far parte della Fratelli Colì. Io chiaramente, Giuseppe, essendo qui, devo cogliere l'occasione per visitare e conoscere tutto, quindi vorrei che poi tu mi accompagnassi per veramente vedere la produzione dall'inizio fino al prodotto finale. Come no? Questo, diciamo, il tornio è la parte più artigianale che esista della lavorazione. Poi abbiamo anche lavorazione, diciamo, semi-industriale e quindi dopo proseguiamo a fare il giro per vedere la lavorazione. Va bene, allora finiamo questo capolavoro e andiamo. Come no? Questo è un filo di chitarra che serve a staccare la parte dell'oggetto dal supporto in acciaio. Ecco qua. Qui siamo nella prima fase della lavorazione. Questo è un pane di argilla. Una volta arrivato qui in azienda, arriva dalla Toscana, Montelupo, viene messo nelle impastatrici per impastarlo in base alla durezza che si vuole per la lavorazione, o sia al tornio o quella alla macchina. Questa, diciamo, è la parte semi-industriale, con dei macchinari si producono alcuni oggetti che comunque sia vengono rifiniti manualmente. Quindi c'è uno stampo? Uno stampo, questo è, come materiale è gesso. Viene fatto, poi all'interno c'è una serpentina che al momento dell'estrusione dell'oggetto, premendo un pedale, si stacca l'oggetto dalla base.
prodotto che poi sarà rifinito manualmente. Che sarà rifinito, tolto diciamo questa parte qui, manualmente e spugnato con una spugnetta. Qui Erika c'è l'essiccazione del prodotto, una volta stampato dopo un paio di giorni viene messo qua vicino ed è l'essiccazione quasi naturale. Il colore cambia totalmente dallo stampaggio e poi viene cotto. L'essiccazione sarà fatta in maniera ottimale perché c'è il rischio, se non è fatta bene, nel forno c'è anche l'esplosione del prodotto. Due passaggi in forno in realtà, giusto? Due passaggi. Questo è il primo passaggio. Una volta essiccato il prodotto viene messo in questo forno che è sempre acceso, una cottura continua, dall'oggetto crudo, che è questo qui, entrerà dall'altra parte del forno, dall'altra bocca, e uscirà un altro colore a differenza del secco che abbiamo visto adesso. E avremo il cotto. E abbiamo il cotto, cosiddetto biscotto. Andiamo nell'altro forno. Ok, andiamo nel forno dove c'è la smaltatura e la finitura finale e si vede la lucentezza degli oggetti. Allora, Erika, questa è la fase della smaltatura. L'oggetto, una volta cotto, come abbiamo visto nel primo forno, viene immerso nello smalto in base al colore che si vuole ottenere dopo la cottura, la seconda cottura, che adesso andiamo a vedere successivamente. Una volta fatto questo c'è la decorazione, diciamo, e l'oggetto è quasi finito. Mi dicevi che il colore cambia. Il colore cambia, a volte si vede rosa e uscirà dal forno un rosso fuoco, e il viola uscirà un blu, quindi anche lì sono delle sorprese date dal fuoco, dal forno, anche perché ci sono circa 1000 gradi nella cottura del prodotto ceramico. Allora, memorizziamo adesso queste coppette e andiamo a vedere come escono dal forno a questo punto. Questo è l'oggetto uscito dal forno che abbiamo visto la smaltatura. È diventato lucido. È diventato lucido, cambia totalmente. Però qui, Giuseppe, l'hai decorato. Eh sì, gli abbiamo dato un po' di colore, quindi la parte decorativa c'è, dare il tocco diciamo di artigianalità. E questo è un prodotto salentino. Voglio vederla questa decorazione. Andiamo a farla insieme. E qui, Giuseppe, una volta conclusa la fase produttiva, siamo nel vostro regno delle meraviglie. Sì. Qui si vede il prodotto finale, quindi dopo una serie di passaggi della ceramica, vedendo l'oggetto finito ti dà quella soddisfazione, quella felicità che secondo me nessun altro oggetto ti può dare o altra materia. È impagabile. Impagabile, sì. E so che al di là sto vedendo tantissime cose poi tipiche della tradizione, dalla pala di fico d'India, ai pumi, alle ozze, insomma c'è davvero tantissimo, bellissimi questi vasi, davvero mozzafiato. So che poi c'è una zona che è riservata, diciamo così, a qualche schiribizzo artistico? Beh sì. Chiamiamolo così. Diciamo che è una parte che realizzo con oggetti e che con delle collaborazioni che ho con alcuni artisti, tra le quali lo stilista artista Antonio Maras. Vediamo il tuo estro, vediamo. Sono delle opere diciamo uniche, una con l'altra, non voglio e non riesci nemmeno a farle mai uguali. Anche con gli smalti sono creati, diciamo, studiati da me per avere queste reazioni chimiche. Thank you.
me l'ha data la Xtella, no? L'idea, l'ultima foglia che non vuole lasciare l'albero, quindi un piccolo spiraglio per la vita esiste ancora. Giuseppe, ci vogliamo lasciare allora con un auspicio per questa bellissima, antichissima arte che, come tutte le arti antiche, a volte poi finiscono a rischio, no? Sì, sicuramente. La cosa ideale era quella di riuscire a tramandare quest'arte non solo alla famiglia, ma anche cercare di avere un'istituzione, una scuola, un corso, qualcosa che insegni ai ragazzi al di fuori di conoscere la ceramica, che siano dei ragazzi vedendo la materia, toccando la materia, plasmando la materia, si innamoreranno di quest'arte e inizieranno ad avere modo di spirito di seguire questa bellissima arte. E allora lunga vita alla ceramica? Lunga vita alla ceramica e un buon futuro a tutti.